Fu girato nel 1948. La scena è stata girata presso la chiesa dei Santi Nereo ed Achilleo, costruita nel IV secolo d.C. a poca distanza dalle terme di Caracalla. Così chiamata perché San Pietro, fuggitivo dal carcere mamertino, perse le bende che gli fasciavano le ferite. Queste scene sono state girate presso il Ponte Duca d'Aosta. Intitolato ad Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, Duca di Aosta, è stato progettato dall'architetto Vincenzo Fasolo. La sua costruzione ebbe inizio nel 1939 e venne inaugurato nel 1942. Il ponte collega il quartiere Framigno con il Foritalico. A poca distanza, nel maggio 2011, è stato inaugurato il Ponte della Musica, progettato dall'architetto Buro Happol. Il ponte ha una lunghezza di 192 metri e 22 di larghezza. Si notino i bifilari sulla sinistra. Sono quelli della linea Filobus numero 138, operativa dal 1937. Che avrebbe collegato via Maria Luisa di Savoia a via del Pinturicchio. Tra le prime linee filoferroviarie in assoluto a entrare in funzione. Questa veduta è stata ripresa sul lungotevere Flaminio nei pressi di via Pietro da Cortona. Dove il protagonista ruba una bicicletta. La strada oggi si presenta così. In Viale Tiziano, Stadio Flaminio, all'epoca del film Stadio Nazionale, lo Stadio Nazionale, noto anche come Stadio Torino, fu costruito sotto la guida di Marcello Piacentini. Mettevo qualcosa da parte e mi ritrovavo inattivo. Dal filmato si può vedere il vecchio Stadio Nazionale chiamato Torino e l'ippodromo di Villa Glori. Nel 1908 venne costruito l'ippodromo per le corse al trotto. L'impianto restò in funzione fino alla fine degli anni 50, quando fu sostituito da quello di Tordivalle. Nell'area del vecchio ippodromo si costruiva il villaggio olimpico. Lo Stadio Nazionale
Fu abbattuto nel 1957, appena 2 anni dopo, nello stesso luogo, sorse lo Stadio Flaminio. Lo Stadio Flaminio, progettato dall'architetto Antonio Nervi, con la collaborazione di suo padre, ingegner Pierluigi, per la parte strutturale, fu realizzato tra il 1957 e il 1958. L'inaugurazione avvenne il 9 marzo del 1959. Roma ha la passione di costruire gli stadi su vecchi ippodromi abbandonati. Ora lo vorrebbe costruire sull'ippodromo di Tor di Valle. Oggi, 2021, per fortuna o per disgrazia, è stata abbandonata l'idea della costruzione dello stadio per la Roma. In questo luogo domani si vedrà. Progetto stazione di Tor di Valle. Oggi si dice che sia terminata l'era Parnasi. I terreni di Tor di Valle e l'ex progetto Stadio della Roma sono stati ceduti ad altri acquirenti.